L'assessore Terzi cosa risponde ai pendolari e ai disagi lamentati? Allora, innanzitutto ovviamente una grande attenzione a quelle che sono le segnalazioni dei pendolari, da non confondere con i comitati o i sedicenti comitati, c'è questa diatriba che ormai insegue, insomma, riempie le pagine di giornale da tempo. Quello Regione Lombardia si confronta e continua a confrontarsi, si confronta continuamente da una parte con le amministrazioni locali, che sono anch'esse rappresentanze ovviamente della voce dei cittadini e quindi dei pendolari, con le associazioni consumatori, con chi è stato legittimamente indicato dai pendolari. Poco invece, anzi nulla a questo punto, con chi si erge a paladino dei pendolari, strumentalizzando spesso e volentieri la discussione. Senza dubbio, e riconosciamo in questo senso quelli che sono i limiti di un sistema infrastrutturale piuttosto deficitario in Regione Lombardia, sto parlando appunto del sistema infrastrutturale ferroviario, lato in particolare RFI, e investiamo tantissimo su quello che è invece il sistema infrastrutturale di proprietà di Regione. Pensate che il contratto di programma, cioè il contratto, la previsione di investimenti di Ferrovie Nord supera il 1,3 miliardi di valore, tutto finanziato da fondi regionali. La stessa cosa per N volte i chilometri coperti non si può dire da parte di RFI. Per migliorare, raddrizzare un po' il sistema, ci vuole da una parte l'azione che sta facendo Regione, grandi investimenti anche per esempio quelli sui treni, più di 2 miliardi di euro di investimenti per svecchiare la flotta, ma dall'altro ci vuole un grande lavoro, e questo ce lo dobbiamo dire in maniera trasparente e oggettiva, anche sull'infrastruttura. Noi abbiamo visto anche inserire treni nuovi su infrastrutture che sono molto vecchie non risolve il problema, anzi crea delle giuste aspettative che poi vengono frustrate dal fatto che per esempio infrastruttura a binario unico con tanti passaggi a livelli o con limitazioni di velocità di fatto rendono assolutamente, come posso dire, poco efficiente, poco efficace l'introduzione di questi nuovi treni. Questo però per dire la voce dei pendolari arriva in Regione, la voce quella corretta e quella oggettiva dei pendolari arriva in Regione, ci stiamo mettendo tanto, tanto impegno che si possa risolvere. Decenni di mancati investimenti in poco tempo purtroppo non è possibile, sarei poco seria a garantire questo, ma devo dire che dei miglioramenti in senso assoluto si sono avuti, soprattutto appunto dove il problema era i treni e i treni sono stati sostituiti, sulle infrastrutture finalmente qualcosa sta partendo, e quindi chiedo in questo senso ai pendolari di avere pazienza per quanto riguarda i disagi legati agli interventi infrastrutturali. Se vogliamo migliorare la strada, i binari, bisogna che questi lavori si facciano, e si facciano il prima possibile. Ecco.